Ma io ho appena scoperto che ha due figli! Ma che cosa? Il tubo sono Charlie e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui tornati con The Sims. Allora, l'altra volta abbiamo fatto una nuova, come posso dire, una nuova famiglia. Qui quella degli acotrollo, che adesso non mi fa guardare dentro. Fammi guardare dentro, piccolo. No, non me lo fa fare. Ciao, ciao, ciao. Ok, abbiamo creato la nuova famiglia, ovvero quella dei lezzini, di Metano e Iaco, che stanno insieme. Intanto qua passa questo tipo. Strano. Ciao, tipo strano. Ok, allora, vediamo un attimo di quello di cui ha bisogno Martina. Martina ha bisogno di mangiare, quindi cena con un po' di pasta primavera. E c'è Charlie che era stanchissimo ed è andata infatti a dormire. Sta dormendo, perfetto. Allora, cosa dobbiamo fare in questo episodio? Per oggi voglio organizzare una bella festa. Allora, vediamo un attimo cosa può servirci per una festa. Uno stereo sicuramente. Quindi mettiamo questo stereo... Uno stereo più bello, questo mi piace un sacco, questo costa tantissimo, quindi non ci conviene. Questo anche costa un bel po', questo anche, quindi ci prendiamo questo e lo mettiamo qua, lo posizioniamo qua per il momento. Poi direi di vendere questo e questo e di mettere qua un bel bar così. Vediamo un attimo, qua esatto, spostiamo qua le sedioline da bar. Aspetta, forse... Dobbiamo mettere tutto un po' più in qua. Aspettate, come faccio? Togli questo libro, mettilo qua. Prendi e sposta qui, perfetto, molto meglio. E qua mettiamo il cestino dei rifiuti. Vediamo cosa c'è qua per i drink. Ah, ma qua abbiamo un po' di cose effettivamente. Nella sezione premi. Interessante. Che figata! No, dai, è troppo figo. Un altro cestello da VIP che mettiamo qua sul tavolo. Mentre aspettiamo un giorno libero per organizzare la festa, proviamo a fare un dipinto fiducioso, che non ho idea di che cosa voglia dire, ma magari Charlie sfodererà un grandissimo estro artistico. Effettivamente, Charlie, mia cara dolce Charlie, dovremmo... Oh, che dipinto carino che stai facendo. Però adesso vai ad aprire ad Alessio, per favore, perché altrimenti poverino rimane fuori, litigate... intanto che dipinto carino stai facendo, scusami. No, fammi guardare. Oh, troppo bello, mio Dio. Ok, intanto voi due pomiciate, sì, fate amicizia, siete contente. Che dice qui? Stringi un'amicizia, vabbè. Sì, allora, mio caro Sim, rallegriamolo. Innanzitutto vedo che è scesa un po' la passione amorosa. Non sia mai, assolutamente no. Tra un'ora inizierò a lavorare, quindi io direi di proporre le nozze. Vediamo cosa dice Alessio. Sì, dai, muoviti. Dai, la femmina che si inginocchia non l'ho mai vista. Oh, siamo per sposarci, incredibile. Siamo fidanzati ufficialmente adesso, che bello. Fuggi immediatamente con Alessio. Cosa? Sposati qui e ora. No, assolutamente no, io voglio il matrimonio perfetto. E niente, la nostra Charlie se ne va a lavorare, ciao ciao. Ma che schifo sto fumo verde che esce quando le cose sono sporche, ma che schifo è, cavolo. Volevo far uscire con qualcuno Martina e a quanto pare ha del flirt con Cristina Ferrara. Ma che cosa è successo? Allora, pianifica un evento sociale. Quindi appena Martina finisce di fare tutte queste belle cose, pianificheremo un bel evento sociale e sarà una festa. Ecco qua, facciamo una bella festa in casa. Clicca per invitare un sì, i padroni di casa ovviamente saranno Charlie e Martina, perché sai com'è, vivono loro qui. Invitiamo qualche sim, invitiamo... perché hanno i capelli grigi? Oh mio Dio! Invitiamo Alessio, ovviamente, perché sono invecchiati? Già? Oh, hanno tutti i capelli grigi qui, non è possibile. Chiamiamo Simone, chiamiamo Nina, chiamiamo Cristina e anche, mi sta anche simpatico, Travis. Però facciamo anche conoscenza con Liberty e Summer. No, troppa gente poi, facciamo solo loro. Però non, ci sono poche ragazze, no, sono giuste, ok. Ma è già diventato vecchio. Ma come? Ma io devo sposarti e tu sei vecchio. Dai, ma che palle che siete già diventati vecchi, siete già anziani. Come faccio io adesso a sposare Alessio? Dai Alessio, ma che palle! Come faccio adesso a farti tornare giovane? Dobbiamo raccontare delle barzellette.
una barzelletta sulle scimmie e a te invece descrivi una nuova idea a Martina. Cioè, Charlie ha troppe azioni in coda, ma io sto cucinando in tutto questo. Che io in tutto questo ho fame e devo anche fare pipì e si è anche rotto quello! Questa festa sta diventando un vero disastro. Prendiamo le ferie pagate al lavoro perché altrimenti poi succede un casino. Fai la cacca furente! Cosa? Cosa vuol dire fai la cacca furente? Aiuto! Questa festa è andata malissimo. Speravo in qualcosa di molto molto meglio. Fai fuoco e fiamme? Cosa? Volevo invitare anche Jacotrollo e Metano, però non è stato possibile. Ormai è finita, ha fatto schifo. Quindi vuol dire che la prossima volta andrà meglio. E adesso andremo a trovare Jacotrollo e Metano, anzi, Jacarollo e Metano. Così vediamo di fare un po' di amicizia con loro, dato che in questa festa non è stato possibile. È stato un disastro e il mio fidanzato è diventato addirittura vecchio. Fallimento di festa in casa, evviva, che bello. Tanti cibi che nessuno ha mangiato. Yeah! Che poi ho pagato anche per questo idiota che non sapeva fare un cavolo, quindi è stato completamente inutile. Il coniuge di Charlie stava flirtando con un altro Sim. Hanno fatto qualcosa alle sue spalle? Basta, basta. Io mi lascio con Alessio, basta, perché è vecchio, maledizione, è vecchio. Beh, comunque, visita l'unità familiare Lezzini. Non c'è nessuno in casa. Perché no? Che non c'è nessuno in casa? Dove sono finiti i lezzini? Mentre Charlie fa la cacca furente, cerchiamo di fare un po' amicizia con Charlie e poi andiamo subito a trovare i lezzini. Tanto Martina andrà al lavoro fra 8 ore, quindi dovremmo fare in tempo. Bussa alla porta, vediamo un attimo se i lezzini ci aprono. Dovrebbero esserci i lezzini, credo. Penso. Dovrebbero. Ciao. No, non ci sono? Dove sono finiti? Lezzini? Se devono tornare a casa, non lo so. Ma perché Charlie adora prendere a botte questo coso? Ah, cerchiamo di calmarla 2 secondi. Un secondo, allora, vieni qua. Altre scelte, amichevole. Cerca di calmare, ok? Molto infuriata. Dai, dai, Marty, dai, calmala. Vi giuro che io sarei le ore ad ascoltarli mentre parlano perché sembrano di un'altra dimensione. Dicono cose assurde, strane, spaventose. Oh, c'è l'opzione diventate migliori amiche. Vediamo se diventano migliori amiche. Sì, siamo migliori amiche adesso, che bello! Wow, siamo migliori amiche! Cioè, adesso si sono persi di vista e non sono più migliori amici. Vabbè, adesso lei è la mia migliore amica per sempre. Ma io ho appena scoperto che ha 2 figli! Ma che cosa? No, 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 no. Basta, assolutamente no, siamo impazziti! Io lo lascio, assolutamente. Allora, come faccio a lasciarlo? Allora, vai via. Io non voglio più avere nulla a che fare con te. No, 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 non abbracciarla. Io devo lasciarlo. Devo assolutamente lasciarlo. Cosa fai, fichi fichi? Cerca di avere un figlio, ma mai nella vita. Come si lascia questo scempio che prima flirta con le altre, poi. Separati, ecco. Basta. Non voglio più avere niente a che fare con te. Hai anche dei figli. Sì, vattene, vattene. Bravo, piangi. Hai dei figli e non mi hai detto niente. Disgustoso. Disgustoso sei. Sì, lo so, Charlie, prima era bello, ma guarda, è diventato vecchio. E ha anche dei figli, ne troverai uno molto più bello, promesso. A costo di creare noi, l'uomo dei nostri sogni, Charlie, tu ti sposerai con un uomo bellissimo. Che ti guardi intanto il basket? Ma vai a quel paese. Vattene, schifoso. Flirti anche con le altre alle feste, schifo. Sì, sei triste, devi esserlo, maledetto, devi esserlo. Ti abbracciano. Ah, vabbè, dai, sono rimasti amici almeno. Poi tu sei un anziano, io sono un'adulta, non è cosa fra di noi. Poi, cioè, non si può. No, no, no. Va bene, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate tanti mi piace, tanti commenti. Scrivetemi se come potrei fare a trovare un altro sim con il cui passare la mia vita, dato che uno degli obiettivi della vita di Charlie è proprio quello di sposarsi. Sposare un sim con cui ho una grande amicizia eterna, quindi dobbiamo trovare il modo di sposarci per completare questo obiettivo e trovare la nostra anima gemella. Noi ci vediamo al prossimo video. Giovedì a tutti, ragazzi.